Ehi ragazzi, buongiorno, buona domenica. Intanto benvenuti. Allora, oggi sono con un abbigliamento particolare. Allora, che recita, questa maglia recita: non ho bisogno di terapia, ma ho bisogno dei miei canarini. Vabbè, nel caso mio, io ho bisogno di entrambi, e questa è una cosa a parte. Questa me l'ha donata un mio carissimo amico. Veramente vi dirò dopo di chi si tratta, perché è una persona importante, quindi parleremo di lui dopo che avrò presentato quello di cui voglio parlare oggi. Ma la cosa di cui voglio mettere in evidenza è che grazie ai canarini negli anni mi si sono aperte una serie di porte, ragazzi. Io ho avuto la possibilità, come dire, ho avuto il piacere di conoscere una serie di tantissime belle persone. Penso, in questo momento mi viene in mente tutti i componenti dell'Academy, tutte le persone che ho conosciuto fisicamente. È veramente stato un piacere conoscere, avere questa fortuna di conoscere queste persone. Ma non solo loro, ci sono stati una serie di giudici, persone umane, una serie di allevatori, altri amici allevatori di tutte le parti d'Italia. Quindi poi negli anni inevitabilmente si costruisce un rapporto d'amicizia, un rapporto comunque di rispetto e di considerazione, che è tanta roba. Quindi grazie a loro grazie a questa grande passione, siamo riusciti in qualche modo a creare tanti legami molto belli, molto forti. Però ecco, vi lascio un attimo in sospeso perché è un personaggio pubblico importante, quindi parleremo di lui dopo. Oggi voglio parlare di un argomento importante. Con voi voglio fare la speratura di un po' di uova, di un po' di nidi, così vi faccio vedere un po' quali sono le uova non feconde rispetto a quelle feconde. E quindi andiamo di là e vediamo un attimino com'è la situazione. Comunque il freddo, non so voi, comunque molti riscontri li ho avuti anche da alcuni di voi, ma il freddo che abbiamo avuto improvviso ha creato comunque qualche problemino in allevamento. Abbiamo femmine che si sono alzate all'improvvisamente dal nido, e abbiamo femmine che probabilmente durante la notte si sono alzate, quindi abbiamo trovato dei pulli all'interno dell'uovo morti, quindi non si sono schiuse delle uova. E quindi mo andiamo, vi faccio vedere un po' la nostra agenda, il nostro calendario, come la situazione attuale, però voglio dire, fa parte del gioco, insomma, ci sta. Purtroppo quando arrivano questi cambi repentini di temperatura, il canarino ne soffre tanto, quindi era inevitabile che accadesse qualcosa, però noi siamo sempre ottimisti, andiamo avanti. Allora, come vedete nelle immagini, vediamo un attimino. Allora, dove ci sono queste qua sono delle nascite. Poi naturalmente è arrivato il periodo freddo e guardate, naturalmente il rettangolo non è buon segno, sono delle mortalità, mentre il cerchietto sono nati. La situazione è questa qui. Naturalmente noi comunque andiamo avanti, abbiamo perso qualcosa, ma ci sta, ragazzi, non dobbiamo demotivarci, non dobbiamo, fa parte del gioco. Ci sta, ci sta. Lo so, dispiace sempre quando c'è una morte, quando c'è, però dobbiamo comunque andare avanti. Ora vediamo qualche nido. Allora, gabbia numero 13, questa qua, il 22 a praticamente il 22 aprile le abbiamo messe sotto le uova e ora le andiamo a controllare. Spero si veda, sì. Allora, questa è piena. Naturalmente il quarto giorno ho messo l'uovo e lei ne avrà deposto altre due, quindi sono sei in totale. Allora, vedete l'uovo fecondo, questo qua. Questo ancora, guardate questo come è evidente che non è fecondo, quindi possiamo anche toglierlo. Qua. Ancora, questo è fecondo sicuramente. Voglio che si vedano bene le immagini. Allora, vedete.
praticamente uno era completamente vuoto, mentre gli altri sono fecondi. Ecco qua. Solitamente l'uovo non fecondo lo vedi al volo, che è questo, il sesto uovo che abbiamo visto, questo qua. Vedete? Avete questo effetto appunto dell'uovo trasparente, dell'uovo effetto fluo e quindi non fecondo. Andiamo a vedere, vi porto un altro nido. Quindi io che faccio? Metto in evidenza il 13 perché è una nidiata prolifera, diciamo così. Allora, stiamo guardando la 33A. 33A, vediamo. Ok. Questo è fecondo. Questo non è fecondo, vedete? Ma vedete la differenza tra questo e questo? È evidente. Questo è fecondo. Praticamente 3 su 4 sono feconde, vedete? 2 e 3. Spero vivamente che si nota la differenza. Lo vedete? È trasparente, quindi dopo 7 giorni, oggi è 28, quindi 6 giorni, si vede, dopo 6 giorni si può tranquillamente fare la speratura. E si può tranquillamente vedere lo stato, diciamo, dell'uovo non fecondo e fecondo. Chiaro? Io in questo caso glielo lascio. Naturalmente metto in evidenza anche in questo caso. Ora andiamo a vedere la 26. Allora, questa è la 26, guardiamo. Secondo, vuoto, fecondo. E praticamente avendo solo 6 giorni si sta formando il piccolo. Io, vedete, è quasi arancione, rosso, tendente al rosso, tendente al rosso. Quindi è evidente che il pullo si sta formando qua dentro, come anche qua dentro, mentre qui no. Naturalmente in questi casi vedete è completamente giallo fluo. In questi casi comunque nel dubbio la lasciamo, tanto sono solo 6 giorni. Andiamo avanti. Allora, la 29 fecondo, non fecondo, non fecondo, non fecondo. Allora, queste in teoria, a parte una, dovrebbero essere tutte non feconde, secondo. Però il problema è un altro, che siccome parliamo solo di pochi giorni, 4-5 giorni, in questi casi è meglio non rischiare, è meglio rimetterle sotto e verificarle fra qualche giorno. E in questi casi è meglio non rischiare, andremmo a buttare magari delle uova, perché la mamma potrebbe essersi messa sopra qualche giorno in ritardo e quindi sono in fase di, come dire, di formazione i piccoli all'interno, quindi non si vedono. In teoria devono essere già un po' rossicci, però ecco, in questi casi non rischiamo, lasciamo stare sotto senza avere fretta e vediamo un po' come va. Naturalmente quando ci sono questi casi qua di feci attaccata all'uovo, è un po' complicata la situazione, però sapete bene che siamo passati dalla prima cova alla seconda cova e quindi qualche pullo che svolazzava di qua e di là nella gabbia, soprattutto il primo e il secondo uovo, potrebbe averlo contaminato, comunque sporcato con le feci, quindi vediamo l'evoluzione. Bene ragazzi, allora io voglio ringraziare Sergio, voglio ringraziare prima di tutto Anita e
che è partito tutto di là, da Anita, che ha fatto un bellissimo regalo al papà. E voglio ringraziare Laura, che è una mia conterranea, che è la moglie dell'amico Sergio. Ragazzi, stiamo parlando di Sergio Barzetti, lo chef che vediamo spesso e volentieri su Rai 1 con la Clerici. Ebbene, lui è un grande appassionato di ornitologia, lui alleva canarini, quindi ogni volta che lo vedete, bloccatelo, fermatelo. Lui ha due ristoranti a Milano, credo, qualcosa del genere. E quindi io ti ringrazio, Sergio, sei fantastico. Vedete, cioè, le mostre portano a questo, portano a far nascere nuove amicizie, nuove considerazioni fra le persone. Tutto questo è fantastico, è bellissimo. Quindi vi invito a partecipare, a venire alle mostre, perché poi lì ti accorgi, insomma, di, come dire, di avere un'ulteriore famiglia oltre la propria, perché c'è la condivisione della stessa passione, c'è il frequentarsi, vorresti rivedere. Modena poi è l'incontro in assoluto un po' con tutti. Va bene, allora. Io vi ringrazio sempre come al solito, vi invito tutti le nuove persone che mi ascoltano, che mi seguono, iscrivetevi al mio canale, perché stiamo diventando numerosi e tutto questo sta diventando molto piacevole. Laddove avete bisogno di indicazioni o qualche problema, chiamatemi, il mio numero è questo qua, 340 30 39 199. Io non ho purtroppo il tempo materiale per rispondere su YouTube, quindi avete bisogno, mandatemi un messaggio che su WhatsApp io cerco sempre di rispondere a tutti. Ora sto anche a volte rispondendo il giorno dopo, però cerco di essere sempre sul pezzo. Bene, allora vi ringrazio e ci sono una serie di appuntamenti che faremo con la nostra didattica PET e un forte bacio a Laura, Anita e Sergio. Grazie, grazie mille, bellissima la maglia. Io ho bisogno di entrambi, terapie canarine. Ciao!